Bene, proviamo a fare un import di un cubo dentro High Fidelity. Il cubo lo tagliamo anche, così vediamo bene anche tutte le questioni legate al poter entrare dentro le superfici tagliate e proviamo a mettere un materiale dentro. Per questo primo esempio mettiamo una texture elementare. Quindi la cosa è per chi sa texturizzare occorre avere una texture di partenza e qui andiamo sul UV immagine e ci carichiamo questa texture che vogliamo usare. Ora, le texture che usiamo sono ecco, usiamo questa texture che è legno diffuso. Osservate che io sono partito da una JPEG e l'ho convertita. Questa è una JPEG che aveva dimensioni 600 per qualcosa d'altro, l'ho convertita in un 1024x512 e su cui poi ho costruito anche la normal map e una specular map. Però adesso usiamo semplicemente questa qua, una diffusa fatta così. Ecco, supponiamo di voler mettere questa texture su questo oggetto. Allora, uno dei modi con cui possiamo farlo è quello di creare una UV map e avendo selezionato tutto, possiamo fare una proiezione cubica con allinea l'oggetto, ok, e poi qui facciamo aggancia i limiti, no, scala i limiti, ok, così vedete che abbiamo fatto tutte le facce, sono più o meno, insomma, abbiamo fatto una proiezione un po' di tutto lì sopra. Qui ci mettiamo la texture, che è il legno, quindi apparirà qui sopra. Se usiamo Blender Render, che è il motore di default, dobbiamo poi andare ad associare il materiale. Quindi questo qui diventerà il legno. Ok, e poi andiamo a metterci la texture. E nella texture ci dobbiamo dire che la texture è una immagine o filmato. Gli selezioniamo la texture che vogliamo metterci in questa. E poi qui gli diciamo ancora UV è la mappa default che ha generato. Questo è il metodo standard per texturizzare, non sto a spiegarvi tutto l'UV mapping eccetera, comunque è fondamentale che il materiale e le texture siano tutte UV mappate, che siano provenienti da un PNG possibilmente e che abbiano dimensioni multiple di 512x1024 e non maggiori di 1024x1024. La texturizzazione la consideriamo fatta se vedendola in renderizzato, vediamo che il nostro cubo assume quella texture. Ora, visto che lo fa, cosa facciamo? Torniamo nella versione normale e facciamo export, esporta, esportiamo in formato FBX. Quando esportiamo in formato FBX, gli diamo un nome, quindi qui gli diciamo cubo. Hi-Fi, anzi HF, ok? E poi ci accertiamo di esportare il formato FBX 7,4 binary, che sia binario. Ci accertiamo di esportare solo gli oggetti selezionati e la cosa più importante in assoluto è di dire che la modalità di export delle texture non è auto, ma è copia. E poi clicchiamo ancora qua. Questo vuol dire che la texture viene embeddata nel file binario FBX. Questo almeno all'inizio è il modo più semplice per esportare questa cosa. Facciamo l'export, quindi abbiamo il nostro quindi di ok, hi-fi, e qui abbiamo il nostro. Quindi visualizza dettagli e abbiamo
cubo HFFBX, vedete che è grosso un megabyte. Quindi vedete che un cubetto così è grosso un megabyte, soprattutto perché la texture che gli abbiamo messo dentro, che è la legno diffuse, è un megabyte solo lei, eh? Quindi in sostanza il peso è offerto dalla texture. Allora andiamo a questo punto in High Fidelity, quindi lanciamo High Fidelity Interface. Ecco, questa prima prova non buchiamo ancora il cubo, nel prossimo video vi faccio vedere invece il quando buchiamo il cubo. Ora, quando entriamo in High Fidelity ci accertiamo di non installare gli update, quindi facciamo così, e poi andiamo in un posto più o meno vuoto di High Fidelity e qui, ok, qui andiamo a andare su Create, se abbiamo i diritti, e poi apriamo This Domains Asset Server. Domains Asset Server può essere aperto sia così, vedete che si apre questo, e sia anche facendo semplicemente Control, sembra Shift A. Ok, questo è il modo forse più veloce. Andiamo a questo punto in scegliamo il file, andiamo dove abbiamo lasciato il cubo, ci dice le dimensioni, lo apriamo, lo mettiamo sotto un direttorio, magari sotto una cartella, e questo lo chiamiamo barra, e questo lo chiamiamo edu3d ad esempio barra, e poi cubo hffbx. Ok, abbiamo detto che l'abbiamo messo sotto edu3d. Qui vedete che abbiamo una cartella cubo hf.fbx. C'è stato un momento in cui ho fatto la baked version. Baked version non ve lo spiego, comunque un modo ottimizzato di visualizzare le texture, e facciamo, credo che lo faccia proprio a seconda della distanza, cioè il baking lo fa un po' come Second Life, cioè le fa vedere un po' meno bene da lontano e un po' meglio da vicino, questo sempre per risparmiare spazio. Facciamo add to world, ci dice il cubo dov'è. Se noi possiamo prendere questo cubo, lo prendiamo così com'è, poi vedremo che in realtà dovremo scegliere una cosa diversa sulle collisions. Quindi questo cubo facciamo add e vedete che abbiamo portato il nostro cubo. A questo punto, se questo qui è il nostro cubo con la sua texture, vedete che la texture è tutta perfettamente riportata. Allora, questo è tutto per questo primo video, nel prossimo vediamo una struttura un pochetto più complicata in cui tagliamo il cubo e gli facciamo fare delle altre cose. Ok.